Sono scattati i dispositivi di massima sicurezza da parte della Questura di Roma, sceso in campo con l'ausilio di un migliaio di uomini in occasione della visita di Stato in capitale del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano in Italia, che ospiterà il Presidente Obama, è stata già sottoposta a bonifica e vigilanza da parte delle forze dell'ordine italiane con pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e della Finanza, mobilitate le unità cinofile antiterrorismo e il reparto artificieri. Un piano di sicurezza imponente, insomma, che vede impegnati anche la vigilanza aerea e la presenza di agenti in borghese per le vie della capitale. Data la massima discrezione sugli itinerari del Presidente, le forze dell'ordine si sono adoperate a controllare scrupolosamente vari percorsi e spostamenti possibili. Prevista la visita privata di Obama al Colosseo, pertanto aumentano i controlli serrati, traffico bloccato, soppresse le fermate autobus davanti l'ingresso e installati divieti di sosta nelle zone interdette. Ispezionate strade e autostrade, disagi dunque anche per i turisti. A scortare il Presidente oltre 200 agenti delle forze speciali e corpi militari, tra cui anche una rappresentanza dei Marines. L'arrivo del capo della Casa Bianca è avvenuto ieri sera intorno alle ore 21:30 all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con il Boeing 747 Air Force One.